Ha funzionato il primo set, molto, molto agguerrite, ed è stato quello che abbiamo chiesto alle ragazze. Quindi hanno interpretato subito la partita con grande aggressività. E sono state libere mentalmente e con l'attenzione sempre sulla palla, anziché sul risultato. Ci ha aiutato anche molto, diciamo, gli ace consecutivi di Marinone in battuta. E poi siamo andati al secondo set, sul secondo set ci aspettavamo che loro reagissero, hanno invertito le linee, sono partiti in P3 anziché in P6 e lì noi abbiamo rinunciato a giocare a pallavolo perché ci siamo preoccupati del risultato, abbiamo portato l'attenzione su noi stesse e non più sul gioco. Per la prima metà del set poi sono state molto brave perché hanno reagito, erano sotto forse 10 punti, siamo arrivati a meno 3 e quindi sono stato molto contento di questa reazione. Il terzo set è stata una continuità del secondo set, tant'è che siamo partiti molto bene, abbiamo giocato ancora dei sprazzi di buona pallavolo fino al 17-16 per noi e alla fine purtroppo ci hanno superato e noi lì abbiamo perso la partita, abbiamo mollato e il quarto set è stato un proseguire del terzo set. Il problema è che quando si va in difficoltà le ragazze non hanno ancora la personalità per venirne fuori, si preoccupano troppo degli errori e non pensano più a giocare, quindi la mente va un po' su se stesse e non viene più proiettata sulla palla. O comunque quello che chiedo sempre alle ragazze è che la testa deve essere davanti alla palla e in certi frangenti purtroppo la testa è rimasta dietro la palla e quindi reagivano costantemente alle situazioni anziché anticiparle. Il gioco è un po' questo, facile da dirsi, difficile da compiere, ok? E siamo qui chiaramente per imparare questo meccanismo. Grande merito alla squadra avversaria che comunque parlando con Moschetti mi diceva che è una squadra costruita e voluta per arrivare tra le prime quattro squadre, hanno la volontà di passare di categoria e pertanto volevo giusto misurare un po' con questa squadra e devo dire che al di là del risultato, per alcuni sprazzi di partita abbiamo giocato alla pari e forse anche meglio di loro. Pertanto, al di là del risultato, sono triste per loro perché hanno iniziato a giocare, ma sono anche contento perché ho visto delle cose interessanti.